Ti posso chiedere uno zuccherino? Ana, c'è qua, basta. Io però lo bevo veramente. Io anche. Ah, ok. Grazie allora. No, beh, adesso non esageriamo. Una delle cose che mi fa impazzire, io lavoro in questo settore da una ventina d'anni e puntualmente, cioè quasi ogni anno, no, c'è qualcuno anche dei media che dice più o meno sempre lo stesso ritornello, cioè che la stampante è morta, che con i supporti digitali che avanzano non c'è più storia. Poi però vado a vedere i dati di vendita e vedo che voi ancora di stampanti ne vendete una svagonata, insomma, cioè c'è un equivoco oppure è che è uno strumento a cui proprio non si può rinunciare? No, sai Roberto, io penso che come tutti gli strumenti che utilizziamo, dall'auto alla bicicletta, al televisore, eccetera, ci sono sempre dei cambiamenti nelle modalità in cui si utilizza. Quindi se tu mi dici, Tino, si stampa in generale di meno o ci sono delle aree in cui non si stampa più, io ti dico, ma sì, è vero, ecco. Dall'altra parte però ti dico, oggi quando tu stampi non trasferisci più soltanto delle idee su un foglio di carta come lo vediamo qua, tu cerchi di avere un impatto o cerchi di avere la comodità al momento, quindi probabilmente non ti stampi più il biglietto per salire sul treno, ma dall'altra parte quando vuoi stamparti un pezzo di carta che devi mostrare a un cliente o anche se in una banca vuoi mostrare l'andamento, so che tu sei un capitalista quindi sì. In banca il tuo consulente ti fa vedere bene come vanno, come vanno i tuoi investimenti, ti fa piacere vederli non soltanto stampati bene ma a colori. Quindi per esempio uno dei trend importanti che c'è è che la stampa bianco e nero è meno rilevante, la stampa a colori molto di più. Allo stesso modo, quello che tutti stanno guardando, un po' come succede in automobili, è come faccio a ridurre l'impatto, quindi non soltanto a consumare meno carta, ma magari a consumare meno corrente, ad avere minore impatto ambientale. Ritornando alla tua domanda, la stampa è morta? No, e non morirà mai. Certamente si riadatta e cambia la modalità con cui si utilizza. Quindi non a caso si vendono ancora tante stampanti. Assolutamente, no, poi se proprio mi metto a fare un rewind veloce e considero, no, le stampanti che utilizzavo 20 anni fa, quelle che utilizzo adesso, c'è un bel cambio, no? Al di là sono connesse, sono multifunzionali, tutto quanto. C'è forse un'innovazione che più delle altre sta avendo un impatto, che è quella della stampa 3D. So peraltro che voi comunque qualche fish su questo argomento l'avete puntata. Sì, guarda, ti dico una cosa prima del 3D. La stampante, come dicevi prima, diventa uno strumento che deve essere molto più fruibile. Quindi, per essere più fruibile, per esempio, devo poter stampare da cellulare, devo poter stampare in qualunque posto vado senza grosse complessità. Tu giustamente dici, poi c'è un altro livello, che è quello della stampa 3D, che sostanzialmente è la nuova frontiera. Non tanto nuova frontiera perché è una tecnologia nuova di per sé, ma perché recentemente, naturalmente io ti parlo come HP, abbiamo trovato una modalità per cui si può entrare con la stampa 3D anche nel mondo di produzione. Quindi che cosa vuol dire entrare nel mondo di produzione? Vuol dire poter veramente fare lotti, quindi volumi importanti di stampa, e il grande vantaggio che credo possa essere facilmente comprensibile è uno, che posso fare personalizzata qualunque cosa. Quindi io non devo avere degli stampi, dei modelli, eccetera, eccetera, perché lo stampo, il modello, è il file software che io ho creato e quindi di volta in volta l'adatto e stampo ogni oggetto differente. E la seconda cosa è che per me che sono ingegnere meccanico, io vengo dal concetto in cui ho una materia prima e tolgo del materiale per fare l'oggetto, che sia con un tornio, con una fresa. Certo. Il bellissimo della stampante 3D è che io aggiungo soltanto il materiale che mi serve. Che puoi immaginare ha un impatto ecologico bellissimo, perché chiaramente non ho scarti o degli scarti molto limitati, quando trasporto il materiale trasporto solo il materiale che mi serve e quindi tutto questo porta dei vantaggi enormi. Non ti parlo poi della logistica e di tutto il resto, però il 3D è bellissimo. Sì. No, cioè, guarda, però c'è una cosa che ti devo chiedere, anche se magari esula un po', no, da quello che è il vostro core business, però quando io ho sentito per la prima volta parlare di stampante 3D, rimasi colpito dalla famosa promessa: un giorno quando le stampanti 3D saranno di uso comune potrete stamparvi in casa dei particolari. Devo dirti che io ci ho creduto abbastanza, tant'è che ho conservato un paio di occhiali a cui tengo tantissimo, che non posso utilizzare perché si è rotta l'astina, ma sono fuori produzione.
E ti chiedo allora, quando realmente questa promessa sarà effettiva? Quando veramente potremo utilizzare le stampanti 3D in casa per costruirci i particolari come se fossero stampate in carta? Ma guarda, secondo me siamo molto vicini al concetto che puoi stamparti quello che ti serve. Io credo un po' meno nel fatto che ognuno di noi vorrà comprarsi una stampante a casa per sé, okay. Perché credo che oggi, come modello generale, noi tutti vogliamo utilizzare le cose quando ci servono, gli strumenti, e non investire in un capitale per un qualche cosa in specifico. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io credo, già oggi le aziende, le piccole aziende, gli studi professionali possono stampare quello che gli serve quando gli serve, magari utilizzando un centro servizi. Il prossimo step è la democratizzazione della capacità di svilupparlo l'oggetto, cioè dal punto di vista dei costi lo puoi già fare. Probabilmente democratizzarlo vuol dire renderlo disponibile con dei software che siano disponibili a tutti a casa, in cui tu disegni il tuo oggetto e poi io credo andrai a stampartelo in un centro servizi, così come facevo io, che sono un po' più vecchio di te, 15 anni fa, quando a casa adattavo e miglioravo le fotografie e poi andavo in un centro servizi per stamparmele, ma non mi sono dotato a casa di una stampante fotografica. Assolutamente. Ci siamo trovati qui oggi in questo bistrò milanese, si chiama Tipografia Alimentare. Tra l'altro la proprietaria Carla mi raccontava un po' dietro le quinte che soprattutto al mattino è pieno di professionisti che vengono qui a lavorare. Si connettono al wifi, bevono uno o due caffè, qualche dolcino. Ecco, voi vi siete resi conto che il mondo del lavoro sta cambiando in questa direzione, che al di là di persone che magari non hanno il posto fisso, però ci sono persone che non hanno la fissa dimora? Ma guarda Roberto, innanzitutto io penso che qua vengano per il caffè ottimo, io me lo sono bevuto prima e quindi una delle ragioni per cui vengono è perché il caffè è molto buono, quindi complimenti a Carla. Vediamo Carla. Per quello che riguarda invece la tua domanda, sì, questo è un modo di lavorare che credo noi tutti ormai abbiamo, cioè noi abbiamo la volontà ed il vantaggio di poter utilizzare gli strumenti informatici quando ci servono e dove ci servono. Questo è un tipico caso, quindi per poter soddisfare queste esigenze. Poi io faccio sempre un po' fatica a capire qual è la causa e qual è la conseguenza, cioè si riesce a lavorare in questi ambiti perché i PC sono evoluti in un certo modo o i PC sono evoluti in un certo modo perché si vuole lavorare in questo ambito? La risposta è? La risposta è che secondo me una cosa eccita l'altra. Okay. Ecco. Quindi ritornando a questo, secondo me quello che succede è che i PC ti permettono di lavorare in quest'area perché innanzitutto diventano più leggeri, quindi te li puoi portare in giro. In secondo luogo diventano più belli, quindi quando sei seduto qua, se devi far colpo sulla ragazza di fianco, insomma, sei un bell'oggetto, è meglio, o sul ragazzo di fianco, scusami, ovviamente io parlo al maschile, hai un oggetto bello, perché la batteria dura molto di più. Questo è evidente, quindi non puoi essere connesso alla corrente. Perché spesso tu hai bisogno di sicurezza. Faccio un esempio: ieri sono andato a Roma sul treno e stavo aspettando in piedi nella carrozza che la signora di fianco mettesse le valigie di sopra e c'era un signore di fianco a me che probabilmente ha la mia età, quindi ha bisogno di usare i font molto grandi del PC, che scriveva un messaggio strictly confidential, quindi estremamente confidenziale, caratteri cubitali, fermandosi signor manager, e io che ero seduto in piedi non potevo fare a meno di leggerlo. Non potevi non leggerlo. Ecco, perché ti dico questa cosa? Perché un'altra delle cose che i PC di oggi sanno fare è la sicurezza sia fisica, quindi il fatto che esistono delle modalità molto semplici perché vicino non ti legga, certo, la posta come stavo facendo io ieri, oppure ancora di più la sicurezza invece virtuale, che è quella che ti protegge dai bug e da eventuali attacchi cibernetici. Hai toccato il tasto dei PC belli, sì. te lo devo dire onestamente, no? Io se penso ad HP, insomma nel mio immaginario ho sempre avuto l'idea di un'azienda innovativa. So che avete anche un sacco di brevetti depositati, azienda sicuramente affidabile, azienda che ha una bella scalatura dei prodotti anche in termini di prezzi. Ecco, devo dirti onestamente, per quella che è la mia esperienza, non vi ho mai associato al design. Devo però ammettere che negli ultimi tempi, forse un po' uscita della serie Spectre e per quanto riguarda le stampanti delle Tango, ho notato, no, non so come chiamarlo, forse un po' di brio in più da questo punto di vista. Cioè, è una mia impressione oppure l'azienda si è resa conto che i prodotti, oltre ad essere performanti, devono essere anche belli? Ma Roberto, hai ragione. Noi veniamo da un'esperienza, cioè noi siamo ingegneri e abbiamo sempre lavorato all'inizio per le aziende. Essendo ingegneri, quindi con una visione del mondo piuttosto efficientistica e non di bellezza, e lavorando nel mondo del business, abbiamo sempre fatto gli strumenti, come dicevi tu, no? Non particolarmente attrattivi, ma affidabili, performanti, eccetera. Bisogna però dire che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un grande successo sul mondo dei consumatori e lì abbiamo imparato tante cose.
abbiamo imparato che l'oggetto per stare in casa, tu facevi l'esempio di una stampante, o per essere portato in giro deve essere bello, deve essere attrattivo, deve essere di design. Ecco, quel bello che è successo, che è una delle caratteristiche di cui abbiamo la fortuna di poter godere, è che noi siamo entrambi i mercati, quindi quello che abbiamo imparato nel mondo consumer e quindi quello che tu hai visto del design, dell'attrattività, della bellezza, ecco, diciamo pure della bellezza, è stato trasferito pari pari nell'ufficio, per cui oggi i nostri oggetti da ufficio, le nostre macchine da ufficio, sono altrettanto belle di quelle dei consumatori, quantomeno nel mondo dei PC. Non sono più grigi e diciamo... No, sono proprio belle. L'ultimo, pensa che l'ultimo è blu, cobalto, metallizzato. Ma gli avete dato un nome di quelli che si usano in ambito marketing, tipo certo. Deep Blue o... No, lì abbiamo accoppiato il fatto che oltre a essere blu, cobalto, è anche leggerissimo perché pesa meno di un chilo, okay. E allora abbiamo chiamato Dragonfly, cioè libellula. Quindi, fantastico. Come sempre. Fantastico. Senti, mi interessa un aspetto, quello dei servizi. Te lo chiedo perché se ne parla ovunque, forse un po' anche perché Apple... che comunque è un'azienda che è sempre trainante, ha comunque gettato la maschera, no, in maniera abbastanza palese, dicendo proprio che i servizi, oltre alla parte di hardware, saranno fondamentali, no, per l'industria. Ecco, è un aspetto che sta coinvolgendo anche voi, in che modo e soprattutto in che modo questo cambia, no, poi l'esperienza del consumatore, perché quello che ci interessa, no, è al di là del fatto che possiate trovare delle revenue importanti, no, aggiuntive, però che ci sia un impatto efficace sul consumatore. Sì, infatti io prendo la tua domanda proprio dal punto di vista di che cosa serve al consumatore, non tanto dove si fanno revenues o profitto. Perché c'è questa tendenza verso i servizi? Perché noi, come persone, stiamo cercando, in primo luogo, di non possedere gli oggetti, ma di utilizzarli, e di utilizzarli il più possibile come un servizio, no? Tutto questo as a service che è nel linguaggio comune non è altro che la nostra attitudine a cercare qualcosa di diverso. Allora qui ti faccio un esempio su qualcosa di cui sono orgoglioso come vecchio ingegnere, per dire che gli ingegneri spesso non innovano soltanto dal punto di vista della tecnologia, degli oggetti, dei materiali, ma possono innovare anche dal punto di vista del business e soprattutto dei modelli di utilizzo. Noi lo chiamiamo Instant Ink. E semplicemente è una modalità per cui, invece di acquistare delle cartucce che tutti noi acquistiamo regolarmente, io acquisisco, o meglio sottoscrivo, un consumo di un certo numero di pagine mensili e di conseguenza HP, che ha una Internet of Things di centinaia di milioni di stampanti, monitora la mia stampante e mi manda a casa la cartuccia soltanto poco prima che mi serva, perché sa che sta terminando. Quindi io non devo comprare la cartuccia, non mi rimane ferma la macchina nel momento in cui devo stampare tantissime pagine. Che poi ricordiamoci che la cartuccia si esaurisce proprio nel momento del bisogno. Assolutamente, di notte, ok? Mi porta anche un vantaggio economico, ma soprattutto mi porta una modalità di diversa. Io fruisco di un servizio, guarda, io sai che faccio, ce l'ho a casa, sto facendo mente locale, io credo di averlo ormai da 2 anni e mezzo, e sostanzialmente quando finisco la cartuccia mi arrivo a casa, la sostituisco e basta, non ho più, mi sono tolto un pensiero. Ti sei tolto il pensiero. Che è un modo diverso di fornire un servizio. Assolutamente, assolutamente. Guarda, l'ultimissima domanda te la devo fare per due motivi. Innanzitutto perché è bello parlare di queste cose e poi perché siamo nel 2020, no? Appena entrati in un decennio nuovo, sai che il giornalista ha sempre questa, no, mania di voler sempre preconizzare le cose, proiettarsi, no, all'indomani. Quindi io la mia domanda non è tanto al domani, al dopodomani, ma fra 10 anni. 2030, come ti immagini i dispositivi fra 10 anni? Sai, di innovazioni ne stiamo vedendo, anche potenziali, dispositivi pieghevoli, Internet of Things, come hai giustamente ricordato, e tutte le varie evoluzioni. Cosa ti immagini tu, dalla tua esperienza ormai? È una bella domanda, perché sai, 10 anni... sono veramente tanti. Se torno indietro a 10 anni fa, forse non avevo uno smartphone e avevo un telefonino. Quello con i tasti, io fisici. Penso proprio di sì. Quindi 10 anni sono veramente tanti. Ti dico quello che sento io, quello che non solo auspico, ma mi aspetto. Cioè io mi aspetto che queste macchine che fino ad oggi mi hanno in qualche modo spinto a dovermi adattare la mia umanità a loro, quindi ho dovuto io fisicamente adattarmi alla loro virtualità, imparare il loro linguaggio, utilizzare i tasti, qualunque cosa ti venga in mente, diventino invece una parte totale della mia vita. Quindi io mi aspetto che sicuramente posso parlarci e mi parleranno.
Io mi aspetto che quando le guardo o sposto gli occhi mi seguiranno. Io mi aspetto che probabilmente me le posso piegare e mettere in tasca. Ecco, questo è quello che mi aspetto, che diventino parte della mia vita. Non più io mi adatto a loro, ma loro sono parte della mia vita. Non riuscirò più a distinguere fra ciò che è virtuale e ciò che è reale. D'altra parte mi aspetto anche che in 10 anni ci sia molto di più di quello che mi aspetto io, okay. Perché se tu mi avessi fatto la stessa domanda 10 anni fa non avrei mai pensato di poter avere uno smartphone. Allora, ti do l'appuntamento sempre qui fra 10 anni, 2030, ci rivediamo qua, un altro caffè, così capiamo se hai avuto ragione o se la realtà ha superato la tua immaginazione, ok? Va bene, dai, mi piace, speriamo che Carla continui a fare il caffè così buono, così c'era una doppia ragione per venire. Grazie. A presto, alla prossima. Grazie Roberto. Ciao.